Amiche di unghie, benvenute in questo nuovo video sulle mie mani, mi faccio le unghie. Allora, con la sinistra vado a rifilare la mia mano destra e quindi è sempre un po' complicato. Qui, tra l'altro, c'è la lotta con gli Swarovski per togliere gli Swarovski che non riuscivo. Ho dovuto fare, diciamo, un solco intorno agli strass per poi poter riuscire a infilare e invece non ci sono neanche riuscita. Quindi di nuovo vado a fare il solco un po' più profondo per riuscire a infilare la tronchese qui per togliere gli Swarovski e niente, poi andrò a fare un refill. Sì, guardate che lotta per togliere gli Swarovski. Io ve lo dico sempre, bisogna un attimino capire come attaccare questi Swarovski per non farli saltare, perché a me non saltano. Mi succede a volte che saltano, ma mi accorgo che non ho fatto tutto quello che avrei dovuto fare, quindi quando lo faccio bene. Un paio di video ho fatto, vediamo se ve li lascio qui in alto a destra, per dove spiego per bene come attaccare per bene questi strass in modo che non si stacchino con il gel colla. Ok, allora vado ad abbassare leggermente questa struttura che è già in acrilico ed è in cover, quindi andrò a rifilare, andrò ad aggiungere cover, acrilico cover, per andare appunto a fare il refill. Vado piano piano con la sinistra, io sono veramente ciompa e devo fare le cose molto lentamente e non, più di tanto non ci riesco. Dovrei fare molta più pratica, probabilmente ci riuscirei, ma chi ce l'ha il tempo di mettersi a fare le prove e la pratica con la sinistra? Quindi questo è. Qui vado piano per cercare di togliere il sollevamento, perché i movimenti con la sinistra non sono fluidi. Ecco, ho sempre paura che mi scappa la fresa e di farmi male, quindi vado piano piano, però il sollevamento lo devo togliere. Devo cercare assolutamente di toglierlo al meglio possibile, perché il sollevamento lo dobbiamo levare. E quindi qui faccio, questa è velocità normale per farvi vedere sempre come anche io vado piano, insomma non è che per forza bisogna andare a 3000, avere il turbo per fare le cose. Quindi questa è la mia mano destra. Certamente so che quando mi faccio la destra devo avere un attimo di tranquillità, perché ci devo mettere un po' più di testa, un po' più di attenzione, movimenti più lenti eccetera, quindi addirittura ci metto un po' di più di quando mi faccio la sinistra. A parte che la sinistra è sempre un po' più arzigogolata, è un po' più piena di cose, e quindi sicuramente per fare la sinistra ci metto di più. Ok, allora ho anche preparato ovviamente l'unghia naturale eccetera eccetera, e quindi poi sono passata direttamente ai preparatori. Purtroppo, come avete visto, la mia testa ogni tanto sbuca fuori, e qui c'è sempre il solito problema che quando mi faccio le unghie da sola non riesco a stare troppo bene nell'inquadratura, e quindi a volte vedete che ci sono dei passaggi mancanti, ma ovviamente li ho fatti. Quindi nail prep di BSN, e poi qui sto andando con il primer acid free di Michel Nails. Qui sto andando con questo. E niente, le cose che facciamo sono sempre le stesse, anche con acrilico assolutamente va preparata l'unghia naturale, preparatori eccetera eccetera. Ci sono un paio di cose di differenza, ma insomma non posso dire tutto insieme. Ecco, se mi seguite e avete un po' di attenzione mentre guardate il video, insomma riuscite a capire. Qui sto andando con questa base Care and Repair di Moda Unghie, perché insomma girando i vari prodotti eccetera eccetera ogni tanto mi dimentico di avere le cose nel cassetto, e giustamente le voglio usare tutte, specialmente quando sono buone. E quindi qui sto andando con la base in gel, questa è una base gel
e poi vado sopra con acrilico. E infatti mi ricordo che mi funzionò benissimo quando lo feci le prime volte, e poi ho continuato a provare anche altre cose, eccetera, eccetera. E adesso sono, non è che sono tornata a usare questo, io giro spazio nelle varie cose che ho nel cassetto, che per fortuna ho tante cose nel cassetto anche delle aziende che mi mandano, e quindi cerco di provarle un po' tutte. E con questo Care and Repair mi sono trovata comunque veramente benissimo, sia sotto all'acrilico che anche sotto al gel, al semipermanente. Questo è veramente un prodottino molto molto consigliato, anche all'epoca quando uscì ve lo consigliai, insomma ve lo ricorderete. Va bene, faccio quindi sono andata in lampada, non ho tolto la dispersione e sto andando direttamente con la polvere Clear a crearmi quella, la base della base, in poche parole. Mi piace molto fare questo passaggio con la base Clear, perché sento, con la base Clear, con l'acrilico Clear, perché il Clear ha veramente una adesione bella potente, essendo libero da ogni tipo di pigmento colorato, come può essere il cover ha un pigmento per essere colorato, e anche della polvere Clear all'interno per essere un costruttore. Però il Clear assoluto ha proprio una aderenza potentissima. E quindi niente, va bene, vedete la mia testa che appare ogni tanto, e quindi mi faccio questo primo strato sottile di Clear, e poi con la polvere, questa è la cover camouflage rosa di Michelle Nails, mi vado a, appunto, a fare questo refill, vado a riempire lo spazio e a ricreare un pochino la struttura. E la sinistra è la destra, anzi, farmi la destra è insomma un bel lavoretto, però devo dire che piano piano, mettendo a fuoco bene i movimenti che devi fare senza andare un po' così a casaccio, alla fine se fa, ecco, alla fine se fa, insomma, chi ha più difficoltà, chi più chi meno, ma insomma alla fine se fa. E quindi niente, adesso mi vedete fare questa cosa solo in un paio di unghie, mi sembra, perché tutto il resto dell'inquadratura era con la mia testa davanti, e quindi ho dovuto tagliare. Va bene, ci vediamo tra un po'.
Ed ecco qua il mio capoccione, questa è l'unghia che si vede meglio, si vede meno peggio rispetto alle altre quattro, alle altre tre, e va bene. E, questa è la velocità normale di esecuzione di come mi muovo con la mano sinistra e quindi ecco, va bene. Dopo la tolgo la testa, adesso piano piano mi rendo conto e poi la tolgo la testa. Nel frattempo, vi dico che le unghie della mia mano sinistra stanno sul canale. Il video di quelle unghie è sul canale, anche lui ve lo lascio in alto a destra, se mi ricordo, spero di ricordarmi tutte queste cose da fare. E quindi niente, va bene, vado, faccio questa cosa, schiaccio il prodotto, pulisco il giro cuticole, faccio aderire bene il prodotto all'unghia e poi andiamo avanti. Anche la limatura con la sinistra non è la cosa più facile del mondo, ma insomma, cerchiamo di portare a casa il risultato. Ok, non mi ricordavo che ero riuscita a lasciare anche la parte dell'indice perché insomma la testa non andava troppo troppo davanti, sempre un pezzettino, eccola qua la mia capoccetta, però insomma va bene, sono riuscita a lasciare anche questo. Allora, una domanda per voi, quante si stanno interessando, incuriosendo, sta venendo un attimino lo schiribizzo di provare questo sistema di ricostruzione, cioè l'acrilico, in quante di voi si stanno incuriosendo? Mi rendo conto che non è proprio così facile cambiare, no, cambiare, ma anche aggiungere un nuovo sistema di lavoro alla nostra routine, può non essere troppo facile, però a chi sta venendo la curiosità, fatemi sapere e fatemi sapere che cosa vi blocca, perché io ho iniziato e smesso tante volte con questo sistema e c'erano delle cosine che mi bloccavano, però stavolta ho detto no, basta, devo assolutamente riuscirci perché non è possibile. E quindi fatemi sapere, oltre all'odore del monomero, che probabilmente è la cosa principale che vi fa desistere, alla maggior parte di voi, sono sicura di questo, però se oltre a questo, qual è un altro motivo che vi blocca dal cominciare a provare a incuriosirvi? Va bene, la limatura, come dicevo, anche questa è un po' strana con la destra. Io quando riguardo il video mi rendo conto che oltre a muovere la lima, muovo anche la mano. Muovo anche la mano destra per aiutare, insomma, tutta questa fase, ma mi sembra che facciamo tutte un po' le stesse cose. E quindi va bene, lima, un pochino di fresa e sulla destra, già ve lo dicevo in un altro video, mi sento più sicura ad utilizzare la lima piuttosto che la fresa, perché sento di avere più controllo, ho più controllo con la lima e quindi faccio questo, però la piccolina nel giro cuticole, quello sempre.
Una passatina di extra fine nella zona dell'apice per abbassare un pochino di prodotto che sento che è eccessivo. E qui sto utilizzando giri molto bassi rispetto a quando utilizzo invece anche sugli altri oppure sulla mia mano sinistra. E qui la sto utilizzando a giri molto bassi perché appunto così ho maggior controllo di quello che faccio. State vedendo la zona in cui sto andando ed è praticamente la zona dell'apice, e di togliere un po' di pancette laterali, queste pancette laterali, questo spessore laterale che non mi piace molto, che fa risultare l'unghia, specialmente le mandorle, le fa risultare un po' cicciottine, e quindi cerco sempre di abbassare quanto più possibile, nella zona dei laterali, però non troppo, perché se togliamo troppo prodotto nel punto di stress, nei punti di stress A e B, rischiamo che poi si spezzi il prodotto. Quindi per quello dicevo, quanto più possibile cerco di togliere fin dove posso. E poi eccola qua, la piccolina, quella per andare a pulire meglio il giro cuticole. E praticamente qui non ho pulito neanche sotto, non ho tolto neanche sotto, perché avevo una ricrescita di neanche 2 settimane forse, e quindi sentivo che non c'era troppo bisogno di andare a pulire, quindi non ho pulito neanche sotto e stiamo a posto così. E fatto questo, una bella bafferata. E importantissimo, mi raccomando, sull'acrilico, questo penso che lo dirò sempre, sull'acrilico è molto importante non lisciare troppo la superficie, non deve essere lucidata la superficie come magari facciamo con il gel, anche se passiamo un buffer un po' consumato che ci rende la superficie un po' più liscia, non c'è problema quando poi andiamo a mettere il colore. Invece con acrilico dobbiamo assolutamente lasciare la superficie uniforme ma ruvida, quindi un buffer non consumato, un buffer abbastanza abrasivo serve per fare questo passaggio, è molto importante perché rischiamo se no che il colore si stacca dalla punta, ci si solleva e poi succede il macello. Ok, ho pulito dalla polvere con il cleaner, tutto come al solito, e adesso prima di andare a colorare vado a mettere un goccino di primer acid free nel giro cuticole. E lo so che non dovrebbe toccare la pelle, che non deve toccare la pelle, ma di nuovo con la sinistra faccio veramente fatica a fare qualsiasi cosa. Quindi adesso su 3 unghie vado con questo Magic numero 32, che è molto 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 bello. È un rosso, io lo definisco un rosso chiaro, è un rosso abbastanza chiaro questo, ma devo dire molto natalizio, molto in tema. Anche queste unghie sono natalizie ma non troppo, se vogliamo, natalizie ma non troppo per chi non ama troppo, ecco, farsi le unghie a tema, tematiche. Però il rosso a Natale, sappiamo, è insomma uno dei colori che va per la maggiore, e quindi qui una proposta, una delle tante proposte che vedete girare nel web per unghie di Natale. Allora, questi Magic sono di Michelle Nails e esistono da tanto tempo, però ogni tanto qualcuno ancora mi scrive che quando esce dalla lampada il colore è raggrinzito, vanno stesi in maniera sottile questi prodotti. Quindi la prima passata abbastanza tirata, e poi con la seconda, comunque anche la seconda non va messo eccesso di prodotto, anche perché sono molto coprenti questi Magic, quindi non ha senso mettere il pennello abbastanza carico. Quindi le 2 passate sottili e vedrete che non vi fa più le grinze, vedrete questo. Ok, ho pulito al meglio il giro cuticole. Un'altra cosa che ci tengo a dire quando mi faccio
la destra, che vedrete un po' di stacco, cioè che il colore a volte non è steso bene nei laterali e non è troppo vicino al giro cuticole, ma io preferisco così piuttosto che stare 3 ore a pulire e cercare di aggiustare tutto quanto. Qui per esempio avrei potuto fare meglio, ma non mi va, ragazze, proprio non mi va. Nella mia destra faccio fatica e quindi va bene così. Ok, ho fatto anche le altre 2 unghie e adesso in queste 2 sto andando con la HD di BSN, ma semplicemente perché mi serve uno strato, diciamo, lucido. Vado in lampada e tolgo la dispersione. Perché utilizzo questa piuttosto che la rubber di Michel Nails? Perché la rubber di Michel Nails rimane un po' gommosa al tatto, invece questa no. Per fare questa cosa preferisco questa, insomma, in poche parole. Allora, inchiostri, attenzione a non farli cadere sul tavolo, perché il tavolo è macchiato. Se vi cade sul tavolo, ragazze, fate molta attenzione, mettete la carta e fate veramente attenzione a non rovesciare le boccettine, perché macchiano, è inchiostro. E quindi effetto marble sul rosso, mi piacciono tantissimo, ve l'ho detto, ve lo dico e ve lo continuerò a dire, perché mi piace tantissimo questo effetto. E di inchiostri ne ho provati parecchi e anche qui c'è differenza fra marca e marca. Vi devo dire che questi inchiostri qui di BSN sono veramente buoni, costano niente perché costano 5 euro, ci sono tantissimi colori. Io qui sto andando a mettere anche il bianco, metto il bianco perché così mi crea quella sfumatura, insomma metto questi 2 colori, bianco e rosso, così mi crea questa sfumatura che mi piace veramente tanto. Che devo fare? Mi piace e quindi lo faccio. E quindi adesso con il bianco, senza mettere niente, nel pennello bagnato, niente, direttamente vado con colore su colore e vedete che il bianco mi crea questa sfumatura. Il pennellino del bianco si sta un pochino sporcando di rosso, ma adesso vedrete che prima di rimetterlo dentro alla boccetta, se non si macchia tutto, vado con acetone, lo pulisco con l'acetone. Qui prendo il mio acetone, semplicemente faccio questo, pulisco il pennellino e poi lo metto dentro. Certo, il bianco è delicato, mentre se facciamo queste cose di sovrapposizione, mi raccomando, fate attenzione a pulire il pennellino, se no il bianco si sporca e a lungo andare si sporca, insomma. E qui, ecco, non faccio altro che fare queste cose, avanti e indietro aggiungo dove sento che magari c'era troppo bianco, allora ci ho rimesso un goccino di rosso e questo è quanto. E questo è così. Anche qui sto un pochino lontana dal giro cuticole, ma pulire l'inchiostro con acetone viene via assolutamente, ma mi scoccio, ecco, semplicemente la motivazione è quella, mi scoccio di andare a pulire e non vedo l'ora di finire quando faccio la destra sostanzialmente. E qui nel indice invece faccio solamente una parte, qui sto pensando, qui guardo e riguardo che faccio, che non faccio. E di nuovo con il rosso, questa è sempre velocità normale, lentezza normale, la mia lentezza è questa. E quindi qui lo faccio obliquo e poi invece la punta lo andrò a finire di colorare sempre con lo stesso Magic numero 32. Qui per esempio mi sono resa conto dopo che avevo finito che nel laterale avrei potuto fare un po' più di attenzione in effetti e coprirlo un pochino di più, però me ne sono accorta quando ho finito e di certo non andavo a rimetterci mano, mi pare anche logico. E vabbè, faccio la stessa cosa, il goccino di bianco, goccino di rosso dove vedo che c'ho bisogno, eccetera eccetera, e faccio la stessa cosa. E poi vado a questi asciugano all'aria, assolutamente non hanno bisogno di andare in lampada, asciugano all'aria tranquillamente, quindi un minuto nemmeno e sono asciutti e possiamo andare a sigillare senza nessun problema. Vedete, ripulisco il pennellino prima di metterlo dentro e poi basta. E poi vado a chiudere la punta, chiudo la punta di nuovo con questo Magic 32.
Ok, momento della nail art. Sticker e stamping in questo periodo natalizio, non so voi, ma per me sono la salvezza. E quindi qui vado ad utilizzare degli sticker. Questo in particolare mi sembra di averlo preso l'anno scorso proprio su Michelle Nails. Vediamo se ce l'hanno ancora, nel caso ve lo lascio il link. O comunque, se non hanno questo, ho visto che hanno tantissime cose a tema natalizio. Quindi se non è questo, sicuramente sarà qualche altra cosa. Sono sottilissimi questi sticker, infatti si rompono con niente e sono veramente molto molto sottili. Cerchiamo di appiattire per bene tutti i bordi, perché poi dopo si sentono e quindi sono fastidiosi, possono essere fastidiosi, quindi cerchiamo di schiacciarli molto bene. E qui, prima di andare a sigillare con il gel colla e una perla, vado a fare questa cosa. Beh, insomma, avete visto, ho attaccato sta perlina e poi vado a sigillare. Mi raccomando, sigilliamo bene 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 tutti i bordi dello sticker, perché lo sticker rimane senza problemi, ma ovviamente deve essere chiuso bene. Poi ripeto, sono molto molto sottili, non si sente più quello scalino che succedeva prima. Adesso devo dire che fanno delle cose molto 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 più efficaci. Anche qui nel anulare vado a mettere una perla, questa è una perlina, una mezza perla, e poi va bene, vado a chiudere. Sto utilizzando questo, ecco, vi voglio fare un'altra recensione su questo Quick Finish. Questo è il Quick Finish di BSN, di Beauty Space Nails, e devo dire che questo sigillante mi sta piacendo molto, ve lo consiglio, e vi devo dire che ve lo consiglio di più dell'Extreme Top Gloss di Beauty Space Nails. Mi piace più questo fra i due, vi devo dire la verità. E rimane lucido, lucidissimo, molto molto più a lungo, almeno questa è la mia sensazione, poi può darsi che mi sbaglio, però ho avuto questa sensazione qua. E ok, invece qui nel medio faccio semplicemente un giro di Swarovski Opal, White Opal, che mi piacciono tanto tanto. E niente, faccio questo giretto qua e poi passiamo al indice. Ok, allora qui nell'indice, nello stacco tra il semipermanente, insomma tra il rosso e l'effetto marble, vado a mettere questo fiocchettino, sempre sticker, e tanto tanto carino. Anche qui mi raccomando, spingiamo bene, facciamolo attaccare per bene, ma ripeto, è molto facile farli attaccare bene, perché sono talmente sottili, talmente morbidi, che veramente non sono più gli sticker di una volta. Veramente ormai hanno capito che
devono fare le cose fatte meglio, perché se no non riusciamo ad utilizzarli. Invece devo dire che fantastici. E anche qui vado a completare con questi Swarovski Opal, poi mette a fuoco, ecco, ce la facciamo, e con questi Swarovski Opal e poi vado a sigillare e abbiamo finito. Ok, allora eccoci qua, lavoro terminato, Natale ma non troppo, mi sembra abbastanza, come dire, decente. Vedete qui purtroppo nell'indice vedo questo che non ho coperto bene il bordo, ma sono sicura che voi riuscirete a fare meglio e purtroppo la mano destra, ripeto, è così per me è così. Queste sono proposte che io vi lancio e magari potete prendere spunto anche voi da quello che vi faccio vedere. E comunque mi piace molto l'effetto marble, mi piace tantissimo. Questo 32 è sempre bello sto 32. E quindi nulla, io vi ringrazio tanto per stare qui con me. In alto a sinistra ci sono tutti i miei social se volete venire a seguirmi. Ci vediamo in giro da qualche parte su questi social. Un bacio grande e ciao, buon Natale, ciao.